Countdown, capito? Loro c'hanno il countdown. Loro c'hanno il countdown. Oh, c'è, vieni. Ciao, countdown. C'hanno il countdown loro, vieni. Sono le 12:14 in questo istante, ci colleghiamo direttamente con l'edicola Elbana. Stiamo parlando di Isola d'Elba e lo facciamo ogni lunedì mattina a quest'ora con due personaggi, sono veramente due personaggi ormai famosi dell'edicola, Federico e Stix. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno Pellegrino, buongiorno. Ciao ragazzi. Sì, allora abbiamo deciso così di regalarci tutti i lunedì il collegamento con voi direttamente dalla pasticceria Mamma Mia di Porta Azzurro. Ah, okay, abbiamo fatto l'angolo. Direttamente in pasticceria, luogo magnifico, speciale per qualsiasi incontro, no? Abbiamo fatto un bellissimo angolo, sono tutte le vostre foto. Grazie, grazie. Ci sei te su una barca a vela con Sara. Ah, e Lorena appoggiata all'albero, arrembata all'albero, e Roberto che agguanta qualcosa, forse la vela, non si sa bene, cioè. una cima. Ok, allora, visto che possiamo essere presenti anche con il nostro set fotografico, parliamo dell'Isola d'Elba, sì. Come ogni lunedì mattina con la rassegna stampa su quello che succede in questa giornata e quello che poi è successo anche nel weekend. Cosa ci raccontate? Allora, un bel weekend all'insegna dello sport questa volta. Ah, ok. Abbiamo avuto dove? Portoferraio, poi un po' in tutta l'Elba comunque, una bellissima gara di moto storica, un enduro storico, quindi chi sbarcava con la nave si ritrovava queste moto anni 70 spettacolari con tutte insomma le dotazioni dell'epoca, quindi sembrava di essere tornati un pochettino indietro quando ancora l'Elba, certo. Era proprio preda delle moto. Senti, mi parla bene, era preda. Eravamo certo. Proprio depredati di tutto lo sterrato che c'era. Ora abbiamo le strade che fanno cacare, ma sono asfaltate comunque. Però cioè, prima c'era più sterrato. Poi c'è stata invece una bella iniziativa qui a Porta Azzurro che, per ricordare un nostro amico, un ragazzo qui di Porta Azzurro, Umberto Pecorario, l'Avis ha organizzato, diciamo, il primo memoria a Umberto Pecorario, che è una gara podistica, quindi di 12 km, tra l'altro bellissimo il tracciato perché era tutto con sali scendi collinari a strapiombo sul mare, quindi sentilo. E chi ha partecipato, anche chi non ha vinto, si è inebriata di sale, di odio, di mare, ma di panorami. Queste cose giustamente è la partecipazione alla propria vincita, no? Infatti, poi c'era anche una passeggiata invece per quelli meno sportivi. Ma la cosa più carina è stata che ci hanno abbinato una gara di voga fra le varie, fra i carabinieri. Forze dell'ordine. Fra le forze dell'ordine, carabinieri, esercito, forestali, guardia costiera e vigili del fuoco. E hanno vinto, ragazzi, quelli che hanno più attinenza con l'acqua, che non sono la guardia costiera, ma i vigili del fuoco. Hanno vinto loro. Vigili del fuoco, no, ma sai che è arrivata ultima, Pellegrino? Sono arrivati l'esercito, cioè. Cioè, se si va in guerra, non dove si va con questi? Mi escono nemmeno a volare. Abbiamo già perso. Abbiamo già perso, capito? Cioè, non, cioè nemmeno a volare. Mi fa piacere che abbiano vinto i vigili del fuoco, insomma, è una delle loro mansioni. Le mansioni, E poi c'è stata, vabbè, come periodo di ottobre, il periodo di ottobre è il periodo della castagnata, Jessica, vero? Sì. Ah, ecco, la castagna, sì, è uno dei prodotti tipici della stagione ed è normale. Sì, noi lo ricordiamo. Dove esattamente? A Marciana. Noi ricordiamo che l'Elba è un posto di mare, ma c'è anche una bellissima parte collinare con i nostri paesi di collina che sono fantastici. Il bosco, Monte Capanne, il Monte Terone, no? Sì, molto bello. E Jessica, qui abbiamo Jessica, tra l'altro, che è una pasticcera. Jessica, una ricetta con la castagnata, con la castagna. Ah, cosa con la pasta di castagne, con la farina di castagne. Noi abbiamo il castagnaccio qui all'Elba, no? Come lo facciamo? Sì. Dici al volo come facciamo il castagnaccio ai nostri ospiti. Prossima settimana, prossima settimana, vi aspetto per una ricettina. Facciamo così. Allora, ogni lunedì, la prossima settimana, vi diamo la perla. Va bene. Rimaniamo con questo appuntamento. Va bene, ok. Ci ricorderemo allora della ricetta di Jessica. Della mamma mia. Di Jessica. Ma senti che staff che ti ho creato, Pellegrino, sei contento? Ma guarda, poi in pasticceria, insomma, nel miglior luogo dove sì. Uno. Noi, veramente... Noi con queste di Colalbana ci stiamo un po' marciando, effettivamente. Mangiamo, vedremo. No, ho capito come funziona da quelle parti. Sì. Poi abbiamo la piccola nota di polemica, ci sta sempre, no? Sì, certo. È organizzata dall'Avis e guarda caso c'è il centro trasfusionale dell'ospedale di Portoferraio che vogliono ridurlo a 2 o 3 giorni a settimana.
quando qui va detto che il nostro centro trasfusionale è uno di quelli più efficienti, insomma, in tutta, davvero, tutta la Toscana, perché siamo elbani che esportiamo sangue fuori, cioè diciamo che per il nostro sangue in eccesso e lo mandiamo fuori. Quindi, si dimenticano di noi. Quindi si dimenticano di noi. C'è, cioè, una volta che si esporta qualcosa importante come il sangue, ora vogliono ridurci anche le aperture. Ma speriamo, i giorni, diciamo, di prelievo. Di prelievo, speriamo di no, insomma, perché davvero. Speriamo di no, anche perché il sangue è importante e ne hai così lanciato l'importanza anche. Di donare, donate. Sì, assolutamente. No? E poi, insomma, se i centri trasfusionali sono ben, come dire, organizzati, visitati, è un servizio vuol dire, davvero, che danno. Insomma, che bisogna assolutamente mantenere in attività. Poi, diciamo, dai, sulla salute non si scherza. No. Ora invece, notizia fresca, te la do. Vai. Allora, oggi sono partiti stamattina l'associazione del Bateste, che raggruppa un po' tutti i vari produttori locali molto biologici, molto, sì, insomma, dell'enogastronomia elbana, insieme al parco, insieme ad altri produttori vinicoli, sono tutti all'Expo a Milano, dove stasera dalle 18 avranno quindi un incontro con tutti, diciamo, quelli che ci saranno. Gli addetti ai lavori e illustreranno tutti i nostri prodotti, insomma, locali, quindi dalla palamita sott'olio fino ai vini. Fino, insomma, ai dolci, quindi, insomma, ci sarà una bellissima pubblicità all'interno di questa kermesse. Sì. Tu commenti i termini di Federico? Sì, che io, essendo anche parente, rimango inebriato da questo suo lessico così fordito. Sì, io anche lo prendo un pochino in giro, però, insomma, poi li voglio bene ufficialmente. Ma certo, insomma. Grazie ragazzi, vi auguro buona settimana, un saluto ancora a tutte le notizie dall'Isola d'Elba. Ogni giorno ricordiamo Stix, dove i nostri ascoltatori possono seguirci. Su Facebook c'è un gruppo Edicola Elbana Show e su YouTube troverete una pagina che si chiama Zio Stix, dove c'è tutti i video inerenti all'Edicola Elbana e quant'altro. E tu anche con tutti gli ospiti che ogni giorno arrivano direttamente alla vostra edicola. Grazie ancora, a lunedì prossimo 12:15 su Radio Stop in tutta la Toscana. Grazie. Ciao. Casa Radio Stop, benvenuti. Senti. Ah, è andata. Prepara questa ricetta. Prepariamo la ricetta. Lunedì prossimo. Veloce. Te mi fai venire in mente quando eri bimbo che facevi la radio, ti ricordi? Ma io rifarei la radio, volentieri, ragazzi. Eravamo io al Mercomercio. Lui è un personaggio da radio. Ma infatti Edicola Elbana poi ufficialmente è una specie di radio. È una specie di radio che tutti i giorni. Una radio, ma anche solo, guarda, anche la sera, tardi. Sai questi programmi? Che a noi ci piacevano questi programmi così, naif. Si attirava, si discuteva, si beveva, si mangiava, tutto live. Quindi dalla pasticcina Mamma Mia, Edicola Elbana, stop. E tutto. Buona giornata, dolce giornata. Cribio. Guarda, entro proprio preciso, guarda.